siamo all'imbocco della salita. Il loro vantaggio, adesso vediamo di far partire il cronometro all'imbocco della salita. Vediamo se Gualdi sarà in grado di tenere questo vantaggio nonostante i 50 km percorsi, prima da solo e poi, e invece succede che in questo momento, come potete vedere dalle immagini, c'è stato un ribaltamento di fronte, tutta la cena è al comando con il campione italiano Gualdi, che è stato ripreso. Gualdi, tutta la cena al suo servizio, quindi tutto da rifare a quasi all'ingresso della salita. Vediamo che adesso, io ricordo ai telespettatori che Gualdi ha fatto fatica, ma io ripeto ancora che dietro c'è quel Privitera che ha interpretato la corsa rischiando e quindi potrebbe anche dare la botta finale. Gualdi, secondo me, guardando dalla pedalata, è come se non avesse percorso i 90 km. Però vediamo, sta mettendo d'accordo i suoi compagni, sta tirando la cena e sta portando avanti la maglia tricolore, vuole onorare questa corsa come ha sempre fatto, quindi tutto da rifare, tutto all'inizio della salita. Vediamoci lo spettacolo di questi 10 km su verso Monte Campione, la salita di Pantani. Attenzione, cena in testa al gruppo a fare l'andatura. Intanto si sta raggiungendo il sindaco di Piancamuno, il signor Giorgio Ramazzini. Intanto si sta raggiungendo il sindaco. Ecco il sindaco. Allora, sindaco, una grande manifestazione fatta in una giornata un po' particolare, però un grande applauso perché siete riusciti a organizzarla in maniera perfetta. Il plauso va al team Bardi che lavora da mesi e all'assessorato allo sport che sta lavorando da mesi. Non è la giornata di oggi quella impegnativa, ma è tutto quello che c'è dietro. E oggi sì, è una giornata, è la giornata del Ferragosto, però è tradizione per questa corsa farla della giornata di Ferragosto. Dal numero degli iscritti mi sembra che se l'anno scorso era una prova, quest'anno è quella vera. È anche la qualità degli iscritti. La qualità vuol dire che la corsa è sentita, la corsa è ben. Poi è stata una corsa interpretata anche in maniera, praticamente la prima mezz'ora di gara quasi a 50 di media. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, nonostante giù in valle ci sia un caldo esagerato, però onore ai ragazzi, grazie. Comunque pubblico ce n'è, una giornata di sport. Piancamuno ha organizzato questa corsa, avete fatto gli accorgimenti togliendo passaggio a livello e tutto quanto. Penso che la riproporrete anche l'anno prossimo. Sì, sicuramente sì. L'anno prossimo ci siamo ripromessi anche di mettere a punto anche la strada che sale qui, perché adesso per dei lavori dei sottoservizi è un po' disastrata, però per l'anno prossimo contiamo che sia asfaltata tutta completamente. La ringrazio, ci vediamo dopo alle premiazioni. Grazie a voi. Attenzione, adesso torniamo nel vivo della corsa in questi ultimi 10 km. Vediamo che la Cene sta facendo l'andatura ancora per Gualdi. Poi alla sua ruota vediamo un corridore della Sali in sordina. Poi abbiamo il corridore dell'Industria. Adesso ci sta raggiungendo anche il vice sindaco. Allora, abbiamo il vice sindaco di Piancamuno, Priscilla Zigliani. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo in una fase cruciale ormai, esatto, della gara. Esatto, ma manca ancora un po' tanto. Sì, manca tutto il tratto di salita, qui hanno appena iniziato, sono sotto solato e quindi attendiamo con trepidazione proprio la parte più dura della gara. È stata una festazione interpretata in maniera impressionante da questi corridori sin dall'inizio. Io ho fatto anche il direttore sportivo, non ho mai visto una corsa interpretata così specialmente questa. Ci sono stati vincitori che sono passati professionisti, l'anno scorso ha vinto il Team Giorgi, adesso via fughe, mica tanto, tanta roba, e ancora Gualdi ancora qua. Vediamo cosa succede. Comunque è stata una manifestazione secondo me organizzata benissimo, il pubblico c'è. Il pomeriggio c'è più pubblico.
Sì, il pomeriggio, sì, anche perché questo è l'orario storico di questa gara, nel senso che adesso abbiamo raggiunto la 43esima edizione, ma è sempre stato l'arrivo di pomeriggio, quindi anche per valorizzare quella che è la nostra località turistica Montecampione e quindi per dare la possibilità a tutti di raggiungere la località in mattinata e concludere sempre la giornata di Ferragosto con l'arrivo dei corridori. Comunque porta anche gente qua a Montecampione, non è che non ce ne sia, però magari l'anno prossimo nazionale sarebbe il massimo. Esatto, magari dai, cerchiamo di lavorarci e di portare sempre gli eventi sportivi ad un livello sempre maggiore per il nostro territorio. È un territorio comunque che è terra di atleti, nel senso che anche questa salita è storica, l'ascesa di Pantani e non solo per il nostro territorio non solo è famoso per il ciclismo ma soprattutto anche per lo sci e vorrei fare un ricordo particolare per Elena. Infatti c'è il Gran Premio della Montagna, esatto. A 3,5 km all'arrivo dedicato a lei. È stato dedicato appunto il traguardo della montagna alla nostra Elena Fanchini che ci ha lasciato prematuramente quest'inverno e la ricordiamo tutti i giorni. E anche perché era una grande atleta e quindi chi fa sport sa i sacrifici che devono sostenere e quindi vedere questi ragazzi che con 35 gradi stanno pedalando a Ferragosto è veramente un onore per tutti, esatto. E deve dare merito a tutti quanti. Certo, ti ringrazio e ci vediamo dopo alle premiazioni. Allora, intanto torniamo nel vivo della corsa. Ci sono circa 20 corridori in testa. Vediamo che Nel gruppo di testa c'è il corridore della Sali che sta prendendo la borraccia adesso e in diretta, quindi vediamo che allora in testa il corridore della Massì, poi dietro ci mi sembra il corridore della Monte Corona, prova ad andarsene il corridore della Supermercati Massì, credo che sia Licini, Michele, il corridore della Massì prova a sorprendere tutti e andarsene con un'azione da lontano. Attenzione perché Bosca aveva fatto proprio così nella sua vittoria precedente. Passano da solato, Licini al comando da solo, il corridore è della Supermercati Massì diretta da Clivati, è via da solo Licini, dietro si continuavano a controllare e lui ha provato ad andarsene Licini. Vediamo Licini, l'andatura è bella, molto buona la pedalata del corridore della Supermercati Massì, 150 metri suo vantaggio. Io ho detto che si curavano troppo e quindi questo corridore qua qualche piazzamento in salita l'ha fatto e quindi vediamo che in questo momento sta guadagnando 150 metri, non sono tanti, ma l'andatura è buona. L'andatura è buona per il corridore della Massì Supermercati. Vediamo dietro cosa decidono di fare. Sono in attesa, sono rimasti 20 corridori al comando. Vediamo che il numero 24 Michele Vincini del gruppo sportivo Massì Supermercati. Vediamo che Licini sta tenendo un'andatura bellissima, molto fluida per adesso. Licini, Michele. Ma erano i fuggitivi questo?
Licini si disseta in questo. E vediamo che l'andatura è costante di Licini. Adesso sta soffrendo, vediamo dietro cosa decidono di fare. Adesso cerchiamo di capire il loro vantaggio cronometrico. Quanto sia. È buona la pedalata di Licini. Guadagna ancora Licini, guadagna ancora sul gruppo. Prova una grande azione di Licini, attenzione, dovrebbe essere un corridore al terzo anno juniores. 200 metri suo vantaggio sul resto della corsa, l'andatura è ancora buona, la pedalata sembra fluida, sta soffrendo ma è un tratto duro. Vediamo che ha 30 secondi di vantaggio sul resto del gruppo che sta curando Gualdi, sono convinto di questa cosa. E Licini se ne va da solo. Dietro l'andatura è normale, Licini se ne va da solo a 30 secondi sul gruppo. Non deve limitare troppo questo vantaggio, se no non lo vanno più a prendere. Atleta che ha ottenuto diversi piazzamenti in questa stagione in corse dure. Vediamo se riuscirà a cogliere questa prima vittoria stagionale anche per la Supermercati Massì, diretta da Walter Clivati. Trentanove secondi il vantaggio dell'atleta della Massì. Attenzione. Attenzione, immagini dall'arrivo, si sta avvantaggiando. 39 secondi, ora è il momento di scatenare la bagarre. Vediamo se qualcuno da dietro tenterà di andare a riprendere Licini. 39 secondi su questa salita non sono nulla, quindi basta un crollo di quello davanti. Adesso la pedalata si fa ancora più dura per Licini. Si fa molto ma molto dura, è un attimo perdere 39 secondi in una salita del genere. Ricordiamo che dietro c'è il campione italiano Gualdi, Bicelli, Stenico, tutti i corridori di alto tasso tecnico. Si disseta, acqua sulle gambe Licini. Vediamo dietro come affronta la situazione. È da solo al comando per ora. Vediamo di vedere il vantaggio. È di 38 secondi il vantaggio di Licini sul resto della corsa. Di 38 secondi per Licini. Vediamo che Licini prosegue adesso, sembrava in un momento di crisi, ma adesso Licini ha ripreso a pedalare, anche se la pendenza è meno pesante, ha ripreso a pedalare con più fluidità. Vediamo se riuscirà a dare la gioia al direttore sportivo Walter Clivati. Siamo in questo istante in località Fane, località Fane. Siamo al chilometro 97.700, mancano ancora 6 km all'arrivo, è molto lunga ancora la salita, sono stati percorsi solo 4 km sono stati percorsi di questa salita. Vediamo se riuscirà a mantenere il vantaggio Licini sulla testa della corsa. Comunque vada, ha fatto una grandissima azione il ragazzo della Massì, ha aspettato un'indecisione, poi è partito. Adesso il vantaggio è di 31 secondi per Licini, 30 secondi a 6,7 km dall'arrivo.
una coppia di seguimento con il dorsale numero 100 Dante Alessandro Mario della Prosportiva Campini di Prima e con il 156 Lorenzo Marco Fin della CDS Professional Team. Questo deve essere due uomini. Ci sarebbero due uomini all'inseguimento e sono Lorenzo Marfini, ancora lui, Mario Alessandro Dante e c'è ancora lui. C'è ancora Simone Gualdi, quindi è ripartito Gualdi da dietro, attenzione, Gualdi da dietro si è lanciato all'inseguimento, vediamo se andrà a riprendere Licini, poi c'è Dante, poi c'è Lorenzo Marfin e poi c'è il gruppo. Non esiste più Dante Alessandro Mario, ma in questo istante la coppia inseguitrice alle spalle di Licini è con il numero uno Simone Gualdi, sulle cui ruote si è portato con il numero 156 Lorenzo Marfin. Allora, all'inseguimento di Licini ci segnalano che c'è Lorenzo Marfin e Simone Gualdi, il corridore della CPS Professional Team e il campione d'Italia. Ancora il campione d'Italia protagonista, Marfin, dopo essere rientrato sulla fuga inizio corsa, è ancora lì con Simone Gualdi. Licini è ancora in testa alla corsa. Mancano 6 km all'arrivo. Vediamo che adesso stanno arrivando per me i due corridori scalatori più forti del panorama nazionale, sono Finnmark e Gualdi Simone. Diminuisce il vantaggio per Licini nei confronti del numero 1 Simone Gualdi e del numero 156 Lorenzo Marco Finn. Adesso Licini a 25 secondi su Gualdi e Finn. Comunque l'andatura di Licini è regolare, sta cercando un attimo di gestire le energie e arrivano i due, Finn e Gualdi. E allora attenzione perché in questo momento sembra aver ceduto Michele Licini e Finn e Gualdi. Di gran carriera proprio Simone Gualdi e Lorenzo Marca Finn. Vediamo adesso Gualdi a fare l'andatura, Finn mi sembra molto più in palla di Gualdi. Attenzione, Licini tenta di tenere la ruota dei tre, in testa alla corsa c'è Lorenzo Marfin, prova a aumentare l'andatura, Gualdi detiene la ruota, Licini tiene ancora le ruote dei due, vediamo se riusciamo a capire la situazione alle loro spalle. Intanto alle spalle della coppia al seguimento, lo ricordiamo, si è formato un drappello formato dai seguenti atleti, con dorsale numero 155 Ivan Toselli della Valle di San Marino, dietro c'è Toselli Ivan, dorsale numero 27 Lorenzo Pellegrini della, c'è il numero 27 Pellegrini Lorenzo, 78 Matteo Spinoni della Bustese Oroia, e il numero 78 Spinoni Matteo della Bustese. Intanto Finn sta facendo una datura abbastanza forte, molto più agile di Gualdi. Gualdi sembra avere una pedalata un po' più legnosa di Finn. Però Gualdi ha fatto una fuga lunghissima, vediamo se Finn riuscirà a staccare Lorenzo Gualdi, Simone Gualdi. Appesantita l'azione di Michele Licini. Staccano Licini e se ne vanno in due. Finn Lorenzo della CPS guidata da Bardelli e Clemente Cavaliere e il campione d'Italia Gualdi Simone diretto da Valotti. Vediamo i due che sono alla testa della corsa, Gualdi a 30 secondi, c'è un gruppetto di 6 uomini. Sempre Gualdi alla testa della corsa. Sempre Gualdi alla testa della corsa. Vediamo Gualdi che a ruota di Finn, l'andatura di Finn è altissima.
l'andatura di Finn è altissima. Vediamo se Gualdi gli darà qualche cambio. Vediamo Finn. Allora, Finn ha vinto la cronoscalata Cenealtino. Gualdi era stato squalificato per un taglio di percorso, ma aveva, in teoria aveva il miglior tempo alla Cenealtino. Adesso vediamo, Finn, sarà una bella lotta. Adesso si allaccia la maglietta Finn. Saremo circa 4,5 km, guardando il paesaggio della corsa. Attenzione, Gualdi si disseta. Finn sta facendo la sua andatura. Siamo in un tratto di falso piano dove si respira e poi inizierà la parte più dura, dove meno 5 km all'arrivo, meno 5 km all'arrivo, è ancora lunga la salita, è ancora lunga. Vediamo se qualcuno là dietro tenterà di andare a riprendere i due corridori, ma sarà difficile. Finn e Gualdi sono i più forti corridori scalatori del momento, intanto si bagnano. Intanto la coppia al comando sta tirando, Finn sta facendo il suo passo, prova ad aumentare Finn adesso in questo momento. Attenzione, vediamo se qualcuno riuscirà a fare un attacco. Attenzione perché Finn secondo me sta aumentando l'andatura piano piano. Guardi la pesata, ce l'ha un po' più pesante. Vediamo, magari è un po' affaticato dalla fuga Gualdi, però magari nel ciclismo si fa anche finta, l'ho detto che Finn partiva. Prova il primo attacco Finn, prova il primo attacco Finn, Gualdi risponde e si mette ancora a ruota. Attenzione, un attacco di Finn, subito risposta di Gualdi, immagini dall'arrivo, adesso arriveranno folto pubblico qui a Campione d'Italia. Ancora Finn in testa, Gualdi ha risposto al primo attacco. È un duello avvincente. Gualdi, secondo il mio punto di vista, è un po' più in difficoltà. Vediamo che se anche è una salita dura, ruota si sta bene, però Gualdi ha speso tanto, ha fatto quasi 50 km da solo. Però adesso per me Finn ci riprova, per me dopo il tornante ci riprova o poco dopo. C'è un inseguitore a 150 metri, adesso cerchiamo di capire il numero. Attenzione, Finn chiede il cambio, Gualdi non glielo dà. Gualdi a ruota, adesso i due si guardano, surplus per i due, attenzione, si fermano e Finn, incredibile, Finn non vuole più tirare. Non posso, attenzione, riparte ancora Finn e Gualdi risponde. Secondo me il terzo corridore incomodo vince la corsa. Attenzione, però vediamo adesso cosa succede. Immagini dall'arrivo, folto pubblico. Ho perso il segnale. E attenzione, Finn se n'è andato. Gualdi si vedeva che aveva la pedalata pesante. E Lorenzo Mark Finn se n'è andato da solo, il corridore di Bardelli che a casa davanti alla TV si starà emozionando. È andato Lorenzo Mark Finn, si vedeva già dalla pedalata che era nettamente più in forma di Gualdi, che ha pagato lo sforzo precedente. È andato via Finn Lorenzo Mark. Se n'è andato. Attenzione, se ne va Lorenzo Marfina a 4 km dal traguardo. Corridore junior, primo anno.
grande talento secondo il mio punto di vista. Sta andando alla grande il corridore di Clemente Cavaliere e di Andrea Bardelli. Grande, 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 grande prova di Lorenzo Fin, che fin dall'inizio era rimasto fuori dalla fuga principale, non ha perso la calma, è rientrato sulla fuga principale, è stato in sordina e poi ha sferrato l'attacco giusto al momento giusto. E adesso è dal comando della Piancamuno Montecampione, con 16 secondi su Simone Gualdi. Si disseta Fin, non si è fatto intimorire dalla maglia di campione d'Italia, ha lasciato lì la concorrenza e se n'è andato via da solo. Fin se n'è andato via da solo. Allora abbiamo in prima posizione lui, poi a 16 secondi Gualdi. Adesso Lorenzo Fin è a 500 metri dal GPM, intitolato da Fanchini. Andrà a vincere il GPM intitolato a Elena Fanchini. Da lì mancano esattamente 3,5 km dal GPM all'arrivo. Allora, ricapitolando, Fin al primo posto, a 16 secondi c'è Gualdi, a 51 ancora il bravissimo Licini. Poi dietro ci dovrebbe essere ancora un gruppo di seguitori. Vediamo com'è la situazione. Adesso immagini dell'arrivo, appena ci ritornano le immagini, vedremo di commentare. Intanto Fin vince il traguardo volante, il GPM di Elena Fanchini, intitolato Elena Fanchini. Vediamo che le immagini dell'arrivo, folto pubblico qui a Montecampione. Lorenzo Fin sta innescando il turbo, sta arrivando da solo, ha staccato il campione d'Italia Simone Gualdi, che aveva fatto già 50 km di fuga da solo e poi insieme a Alessandro Dante Mario. Adesso il vantaggio aumenta per Lorenzo Marcfin, 32 secondi il suo vantaggio. 32 secondi, è venuto qua a correre da solo della CPS Professional Team. Si vede che se la sentiva il corridore di Bardelli e Cavaliere. Attenzione Lorenzo Marcfin, 36 secondi il vantaggio su Gualdi e si invola da solo verso l'arrivo di Montecampione. Si arriva da solo, la pedalata è splendida la pedalata di Marcfin, atleta al primo anno della categoria juniores, viene dalla CPS Professional Team. Lorenzo Marcfin, sempre lui al comando della Brescia, della Piancamuno Montecampione. Attenzione, 3 chilometri all'arrivo per Marcfin. Scusate per le immagini, siamo in montagna, c'è qualche problema di comunicazione, risolviamo al più presto. Intanto Marcfin al comando della corsa, ha staccato dopo un momento di surplus, ha fatto un primo attacco, poi un secondo attacco e al terzo attacco, quello decisivo, ha staccato il campione d'Italia. Eccolo nella sua azione Marcfin, azione prorompente del corridore della CPS, va su con la pedalata agile, rapporto abbastanza duro da spingere, ma sta andando, ne ha da spendere il corridore della CPS, ormai a 36 secondi di vantaggio. Attenzione, sta arrivando l'organizzazione, Lorenzo Marcfin 2 chilometri all'arrivo. Adesso vediamo di accogliere in trionfo col dovuto tributo per il corridore della CPS. Attenzione, 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri all'arrivo per Lorenzo Marcfin. Lorenzo Marcfin, 2 chilometri alla conclusione, eccolo. Potrebbe essere una cavalcata trionfale sull'arrivo di Montecampione, che lo incoronerà vincitore. Ormai a più di 40 secondi il corridore della CPS. Vediamo che saranno contenti i suoi dirigenti quando alzerà
le mani al cielo, Lorenzo Mark Finn ha avuto la condotta di corsa eccezionale, non ha perso la testa sulla fuga, è stato in fuga con Simone Gualdi. Simone Gualdi poi non ce l'ha fatta più, al terzo attacco di Finn si è involato da solo. Adesso spunterà una maglia blu in fondo al rettilineo d'arrivo, ecco la macchina di inizio corsa che passa il traguardo, adesso a 50 secondi di vantaggio Lorenzo Mark Finn, corridore della GPS. Vediamo quando arriverà la Flamme Rouge, poi commenteremo tutti gli altri atleti perché la situazione dietro, vediamo come si evolve. In seconda posizione eravamo rimasti con Gualdi, poi con Licini, era il corridore della Massi che era arrivato e aveva provato l'attacco della fuga principale. Siamo al quasi al 9% di siamo al 9% di non inquadrare lo studio e al 9% dipendenza. Vediamo che Lorenzo Mark Finn Lorenzo Mark Finn, eccolo inquadrato Lorenzo Mark Finn, se ne va da solo, ormai a 50 secondi di vantaggio, a 50 secondi di vantaggio su Simone Gualdi, è da solo Mark Finn, corridore della CPS. Guardate, l'azione è ancora fluida, manca un chilometro e mezzo circa, chiede il vantaggio Lorenzo Mark Finn e se ne va da solo. Se ne va da solo Lorenzo Mark Finn. Lorenzo Mark Finn se ne va da solo e si appresta a ad andare a incoronare il sogno di vincere questa corsa, la salita di Pantani. So che il suo direttore sportivo Bardelli è a casa, starà saltando in piedi sopra la televisione, mandami un messaggio dopo. E se ne va da solo. Siamo alla Flamme Rouge per Lorenzo Mark Finn. E attenzione, se ne va Lorenzo Mark Finn, ultimo chilometro per Mark Finn, ormai è fatta per lui, ormai è fatta. Vediamo che Lorenzo Mark Finn sta per arrivare a quasi 800 metri d'arrivo, gli incitamenti del pubblico, è un trionfo per lui, si deve godere tutta la parata finale, tutto il rettilineo di Montecampione. Il numero 156 Lorenzo Mark Finn sta per arrivare all'arrivo. Lorenzo Mark Finn, vediamo che sta per arrivare, superiore 30 secondi con Simone Gualdi. Attenzione Lorenzo Mark Finn da solo, la pedalata è bellissima, adesso farà la cavalcata trionfale sul rettilineo di Montecampione. Attenzione Lorenzo Mark Finn, corridore della CPS, corridore della CPS, sta arrivando verso il trionfo della 43esima Piancamuno Montecampione, corridore diretto da Clemente Cavaliere e Bardelli, Andrea Bardelli, una squadra della CPS che quest'anno adesso mi sembra che sia superiore alle 15 vittorie stagionali. Lorenzo Mark Finn, juniores primo anno, l'anno scorso ha fatto valere le sue qualità d'allievo e se ne sta andando, ancora la pedalata è fluida,
È fluida la pedalata di Lorenzo Marfin. È fluida, attenzione, mancano quasi 500 metri all'arrivo per Finn, si vede in fondo al rettilineo Lorenzo Marfin, corridore della CPS, una realtà creata da Clemente Cavaliere, voluta in tanti anni, è nata una squadra quest'anno ricca di grandissimi elementi sul gioco di squadra, fondata sui valori della squadra, si alza sui pedali, mani sotto i piedi come Marco Pantani, mani sotto il manubrio come Marco Pantani, sta per arrivare all'arrivo Lorenzo Marfin, 400 metri all'arrivo per lui, la nostra moto si ferma, rientrano le inquadrature fisse, eccolo sul rettilineo di Monte Campione, Lorenzo Marfin. Ecco il tributo del pubblico, adesso spunterà dalla curva, si merita tutto l'applauso possibile, condotta di gara, staccato il campione d'Italia al terzo attacco, ha voluto questa vittoria, è lui, Lorenzo Marc Finn della CPS Professional di Clemente Cavaliere e Bardelli, eccolo a braccia alzate a Monte Campione, lui il vincitore della 43esima edizione della Biancamuno Brescia. Attenzione, vediamo il secondo posto chi se la giudica, penso che ci sia riuscito ancora Simone Gualdi, mentre per la terza posizione c'è Bagar. Vediamo adesso la seconda posizione. Vediamo se Gualdi in terza posizione, adesso vediamo chi potrebbe transitare a completare il podio. Vediamo che arriva Simone Gualdi, anche un applauso per lui, ha tentato di fare l'impresa. A 50 km dall'arrivo, prima in compagnia di Alessandro Mariedante, anche grande battazione, attenzione che c'è la rimonta di Negrente che va a giudicarsi il secondo posto della Sali Stephen, al terzo posto il campione d'Italia Gualdi, stremato, non riesce neanche a passare la riga dell'arrivo. Vediamo che Gualdi stremato, ha provato l'impresa, attenzione anche un grande Licini in quarta posizione per Licini, ottima interpretazione della corsa, poi vediamo che mi sembra Cattani in quinta. Ah no, è Archetti della Bustese, ancora un altro Massì, poi vediamo un corridore della Biringhello che è Galbusera e poi dovrebbe essere Franzoni della Feralpi. Galbusera della Biringhello, Manuel Franzoni, un altro corridore della Bustese. Perfetto. Quindi Lorenzo Marfin vince la 43esima Monte Campione. Attenzione, poi arriviamo, vediamo che arriva Guercilena della Romanese. Ecco il vincitore di questa manifestazione, Lorenzo Marfin. Io l'avevo detto fin dall'inizio che quando è rientrato nella fuga. Potevi essere un cliente pericoloso e così è stato. Sì, diciamo che sotto è stata una gara durissima perché è partita subito questa fuga al secondo giro, primo giro, mi ricordo, e sono dovuto rientrare da solo perché poteva andare fino all'arrivo. E poi da lì è stata sempre uno scatto contro scatti, quindi siamo arrivati tutti stanchissimi ai piedi della salita. Ho visto che poi con Gualdi
hai fatto addirittura il surplus per cercare di capire al primo, secondo e terzo attacco l'hai staccato. Sì, non capivo bene se stava bluffando oppure no, però poi ho capito che era anche lui, ha speso tanto sotto e quindi sono riuscito a staccarlo. Stavo in diretta parlando con il tuo direttore sportivo Bardelli, e sarà contentissimo. E a chi la dedichi questa vittoria? Ah, questa vittoria la dedico un po' a tutti quelli che mi sono stati vicino, e preparatore, tutti. Tutta... Sei uno junior del primo anno, giusto? Sì. L'anno prossimo cosa ti aspetti? E questa è la quarta vittoria. L'anno prossimo dai, cercherò di fare bene soprattutto nelle gare internazionali e continuando a crescere, dai. Ti ringrazio e complimenti ancora. Grazie. Adesso intervistiamo il secondo classificato che sulla linea praticamente ha passato il campione d'Italia Gualdi, Mattia Negrete, corridore della Sali. Ciao, ciao a tutti. Allora, sei un corridore che ha vinto delle corse anche importanti, hai avuto paura con quella fuga in cui non eri dentro, le sentite su, diciamo un po'? Sì, perché subito a inizio corsa ho avuto dei problemi con la bici e quindi sono stato costretto a cambiarla, ma proprio ai primi 5 km e da lì io ero subito indietrissimo. Dopo è passato un altro giro e ho fatto un altro cambio bici e ho ripreso l'altra e niente, da lì sapevo che la fuga era via e quindi su uno strappo, uno dei due, ho deciso di scattare e io in altri 3-4 ragazzi siamo rientrati e poi il gruppo è venuto a riprenderci un'altra volta, però vabbè dai. Io nella cronaca ho detto che quella fuga era troppo piena di corridori troppo forti e magari non potevano andare in accordo. Poi c'è stato un momento in cui hanno chiamato l'ammiraglia, ha perso circa un minuto solo per chiamare l'ammiraglia dalla fuga davanti, perché avevano 1:40, chiamavano tutti l'ammiraglia, sono andati a 40 secondi. Nel finale ho visto che hai fatto una grandissima volata, hai superato Gualdi e un secondo posto che ti soddisfa. Sì, sì, anche perché era la prima volta che facevo questa gara, non conoscevo realmente come fosse la salita. L'ho vista in macchina questa mattina, però dal farla in macchina a farla in bici c'è tanta differenza. E agli ultimi 3 km eravamo in un gruppetto, sono scattato e siamo rimasti in due. E poi sono riuscito a staccare anche l'altro ragazzo. E da quando mancava 1,5 km ho iniziato a vedere Gualdi. L'ho preso un po' come punto di riferimento. E quando mancavano 600 metri ho cercato di dare tutto fino in fondo per cercare di passare. A chi dedichi questo secondo posto? Ah, è un secondo posto che dedico a tutti. Tutte le persone che mi stanno vicino accanto, che mi sostengono sempre, sono fortunato. C'ho una bella famiglia e sicuramente la dedico a tutti loro, quindi anche gli allenatori, eccetera. Ti ringrazio e complimenti. Grazie a voi. Ciao. Adesso arriva il campione d'Italia. Ciao Simone. Ciao a tutti. Ho visto che sei arrivato abbastanza stremato, forse hai fatto la corsa tutta l'attacco cercando di magari tirar fuori la rabbia del mondiale in cui sei caduto e secondo me hai fatto la prova splendida interpretandola in maniera perfetta. Sì, ma diciamo che l'obiettivo era rimanere coperti per tutta la prima parte di corsa, sapevo di essere abbastanza forte in salita su questa salita che conoscevo, però già al primo giro sulla discesa un po' tecnica del secondo strappo ci siamo trovati davanti in un gruppo di una ventina. E infatti ho visto che diceva dai andiamo. Sì, sì, diciamo che appena ho visto che c'era il buco eravamo anche in tre della mia squadra, comunque anche quattro del Giorgi, eravamo un buon gruppo, ho detto giriamo, collaboriamo, andiamo, ma non siamo mai riusciti a prendere un buon accordo tra tutti. Allora poi dopo una parte di gara ho provato ad attaccare, eravamo rimasti in 7-8 ma ancora non c'era accordo, allora sono ripartito. Sono rimasto un po' davanti da solo, poi è rientrato Dante della GB. Siamo andati via regolari, in pianura c'era anche parecchio vento, però
ho cercato comunque di non sprecare troppo, ma comunque quando si è davanti bisogna spingere. E alla fine la salita l'ho presa davanti con i miei compagni, all'inizio la gamba era buona, ma intorno ai meno 6 km, meno 5 km ho iniziato ad accusare la fatica. Soprattutto anche il caldo di questi ultimi tre giorni, infatti nel finale ho proprio avuto un crollo più totale, non riuscivo più a salire, ho perso anche il secondo posto, però vabbè dai, alla fine sono soddisfatto di questa prova, mancano 10 giorni a degli appuntamenti Lunigiana. Abbastanza importanti, Verto, Vallunigiana, Buffoni, e quindi la gamba sta arrivando al top e di questo sono contento. Sei ancora deluso per i mondiali o è acqua passata? Ma ormai acqua passata, i mondiali si sa, una gara secca, come va è andata così, non posso farci niente, non posso tornare indietro, ormai è andata, anche se comunque dispiace perché le occasioni per far bene ad un mondiale in tutta la carriera si contano forse sulle dita di una mano. Ma è andata così e c'è poco da fare ormai. Ho una mia curiosità personale, è stata pubblicata sul web una foto tra te e Sierra. Sì, diciamo che c'è un grande rapporto, quest'anno abbiamo creato un grande gruppo anche in nazionale, siamo come compagni di squadra e quando è arrivato dopo l'arrivo era davvero arrabbiato e dispiaceva tanto a tutti, ho cercato di tranquillizzarlo il più possibile. Questo anche che bisogna fare, è così che si crea gruppo, è così che poi nelle gare si riesce a fare davvero un gioco di squadra e ottenere grandissimi risultati. Ti ringrazio e bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Ciao. Bravo. Oggi ha detto che ha perso 3 kg Tiziano Baldella. Ecco dai, hai fatto una bellissima corsa, hai organizzato bene, è andato tutto bene. Dopo mi regali la maglietta perché è bellissima. Ce l'ho qua, certo. Dai, adesso parliamo seriamente. Avete fatto una manifestazione, secondo me, bellissima. Cambiamento d'orario il pomeriggio, ma forse è stato meglio perché c'era il triplo del pubblico delle altre volte. E dai, è stata la cos'è? Abbiamo ripreso in mano questa manifestazione 3 anni fa. Prima c'erano stati dei vincitori importanti. Fino al 2010 è stata una gara, è sempre stata importante perché ha vinto Baronchelli, ha vinto Cunego, ha Martinelli, vinto anche Palumbo, Figueras, ha vinto Cattaneo che ha fatto ottavo al campionato del mondo l'altro giorno con Ganna nel 2009, ha vinto per 2 anni Locatelli 2008-2007 e quindi un parterre d'eccezione. 2 anni fa, un po' di tempo fa mi hanno chiesto se c'era la possibilità che collaborassi, io ho preso in mano la situazione, gli ho spiegato come effettivamente bisognava fare e niente, si è deciso di iniziare, mi hanno chiesto di iniziare con lo stesso percorso che è sempre stato c'era fatto. C'era passaggio a livello? C'erano diversi passaggi a livello, noi li abbiamo studiati, ma veramente c'era i tempi tecnici e quant'altro, purtroppo al penultimo giro c'era un treno che non era segnalato, il treno dei sapori, noi siamo arrivati, sono venute giù le sbarre e lì è nato un po'... Io c'ero. Allora, chiaramente la gara viene neutralizzata e poi si riparte con lo stesso tempo. Il problema è che c'era uno straniero che non capiva, allora non si è sfalsata. Però allora ho cercato io personalmente di modificare il percorso e ho trovato questo percorso che invece di avere 900 metri di dislivello sono 1900. Quindi cambia proprio la conformazione. Abbiamo avuto 200 partenti il primo anno, ne abbiamo avuti 150 l'anno scorso, quasi 150 anche quest'anno. Per noi è sicuramente, almeno per noi organizzatori, è un successo. Certo, abbiamo molte più rotonde, abbiamo partendo alle 14 del pomeriggio, per quanto mi riguarda, molta più difficoltà a gestire, perché è Ferragosto. Esatto. La gente, se tu corri la mattina o a mezzogiorno, le due, c'era in giro quasi nessuno. Oggi purtroppo abbiamo avuto un paio di situazioni risolte perché non è successo niente, perché bisogna avere anche un po' di fortuna, signori, perché se non hai anche quella, tu puoi essere bravo finché sì, vuoi, sì. Ma se ti capita qualcosa, poi chiaramente se ci sono delle cose, diciamo, da smussare, da risolvere in qualche maniera, ben vengano. Il direttore di corsa mi ha dato un consiglio, Rossi, che ha sempre fatto lui, e Pagani, il vice, e così via, e io cerco comunque di incamerare quello che mi dicono e mi insegnano gli altri. Sono più avanti, sì, di me. Un vincitore degno della corsa, i corridori c'erano perché c'erano i più forti delle categorie,
E ti faccio una provocazione, puoi fare la nazionale l'anno prossimo? Allora sarebbe bello. Sì, c'è un altro problema di fondo. Cosa costa una manifestazione così? Se ti dico cosa costa, mi dici, state scherzando? Lo so. Allora, se non avessimo la fortuna anche di avere l'amministrazione di Piancamuno che ci si regge in maniera incredibile, Comunità Montana, Valle Camonica Servizi, cioè un insieme, vedete tutti gli sponsor che vedete, vi aiutano. Una volta gli sponsor ti davano un bel po' di soldi, okay. Adesso vai, te li danno ugualmente per amicizia perché sanno comunque che organizzi per, sì, i ragazzi, ma è di meno ancora, okay, della metà, esatto, però ne hai qualcuno di più. Però visto che i premi c'erano, cioè per essere una bella corsa c'erano i premi, sì, difatti sto dicendo, i costi di una manifestazione così, quando faccio vedere il bilancio, perché è tutto in ordine e via bonifico eccetera, cioè si potrebbe smussare. Io quest'anno volevo smussare un attimino un qualche cosa, poi tocca con Miriat, la ragione è quella, se tu vuoi fare le cose, poi ripeto, c'erano 80 persone sul percorso, sì, oltre a tutto il resto, chi le trova a Ferragosto? Nessuno. Solo se hai amicizie, solo se ti conoscono. E che vengono gratis, diciamo. Ma no, devi sempre dare comunque, sì, un contributo. Una volta noi correvamo per andare a dare una mano alle gare ciclistiche, io adesso non voglio, io nel 69 ho vinto la prima gara, quindi per dire, ho un'età per cui ho visto un po', sì, il percorso della vita, capito? Quindi, ma c'era, una volta correvano, erano contenti, adesso purtroppo è diventato sempre più difficile, poi le strade che abbiamo, quindi ripeto, se non ci fosse la protezione civile, i carabinieri che ci hanno dato una grossa mano, i volontari, gli amici, l'altro giorno purtroppo un comune mi ha lasciato a piedi, sono dovuto andare da un amico che ha una cooperativa di queste persone che vengono purtroppo bisognose di via, voleva darmi 15 persone, ne ho messe 6 perché 3 sapevano italiano, 3 no, però mi dicevano i carabinieri che erano sul posto, sono stati veramente bravi, con tanta buona volontà. Quindi l'anno prossimo la ripropone la manifestazione? Ma l'idea è quella, e certo... anch'io la farei nazionale, ci mancherebbe altro, ma già ne abbiamo parlato con Torri, che collaboriamo da tantissimi anni, e mi dice ci sono anche lì dei costi diversi, sì, e una gestione diversa, vabbè, vediamo. Poi se la famiglia Felappi, Contino, Gabriele e la mamma mi aiutano ancora di più, diciamo, aiutano già, è tanto, è per l'amor di Dio. Il comune e anche gli enti, il resto poi ci diamo da fare noi come team Bardi e andiamo avanti. Allora, è stata una bellissima manifestazione, concludiamo con Bardella, Tiziano Bardella, e arrivederci l'anno prossimo. Sì, l'anno prossimo ci vediamo ancora, grazie a tutti.